ripetizione dell'ultima cena di Gesù e memoriale del suo sacrificio, la celebrazione vespertina del Giovedì Santo ha dato inizio al Triduo Pasquale. Nella notte del tradimento, prima di morire sulla croce, Gesù offrì il suo corpo e il suo sangue agli apostoli e alla Chiesa e lavò i piedi ai dodici che gli erano stati accanto per indicare che con lo spirito di servi avrebbero dovuto vivere il compito sacerdotale che affidava loro. Nel Duomo di Milano, nel rito della lavanda dei piedi, rappresentavano gli apostoli 12 giovani europei, segno di una unità che nel vecchio continente in questo momento non c'è. A partire da questa Eucaristia soprattutto, ha detto il Cardinale di Milano, pregheremo per la pace e la fine di ogni conflitto. A conclusione della messa in cena Domini, riposta nel sepolcro l'Eucaristia, il Cristo vivente che si prepara a salire sulla croce. Ritornerà nel tabernacolo durante la veglia di risurrezione di sabato notte come pegno e anticipazione del volto di Dio Padre. Intanto la Chiesa di Milano è invitata dal suo cardinale arcivescovo ad accompagnare nei prossimi giorni Gesù con amore nel cammino verso il Getsemani e verso il Calvario.